Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento della rassegna Andar per Mostre. Siamo molto felici di inaugurarla qui alla Biblioteca Delfini, finalmente in presenza, insomma, dopo lungo tempo. La rassegna Andar per Mostre è un ciclo che la Biblioteca Poletti dedica alla presentazione di mostre in corso attualmente in Italia attraverso. Mi sentite? Sì. Attraverso appunto degli incontri con i curatori. L'incontro di oggi è dedicato a una figura femminile del Seicento, un'artista poliedrica e di talento che è Plautilla Bricci. Plautilla è stata architetta, pittrice e attualmente è stata portata all'attenzione del grande pubblico anche grazie al romanzo di Melania Mazzucco, l'architettrice. La Galleria Corsini di Roma dedica appunto una prima mostra monografica alla figura di Plautilla, una mostra che è stato frutto di un lungo e minuzioso lavoro di ricerca storico e artistica da parte del curatore Iuri Primarosa, che salutiamo, gli diamo il benvenuto. Iuri Primarosa è storico dell'arte, attualmente conservatore presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. I suoi ambiti di studio sono prevalentemente la pittura e la grafica dei secoli 6 e 700, a cui ha dedicato numerosi contributi. Io ricordo che la mostra sarà visitabile appunto presso la Galleria Corsini fino al 19 aprile. Ricordo anche che il catalogo può essere consultato presso la Biblioteca Poletti negli orari di apertura e anche preso in prestito una volta che si è conclusa la mostra. Ricordo anche che l'incontro sarà visibile sui canali Facebook e YouTube delle biblioteche comunali. Lascio la parola a Iuri Primarosa. Grazie. Grazie. Grazie a lei, a voi dell'invito. Soprattutto mi fa molto piacere essere qui, mi fa molto piacere parlare di Plautilla e della sua mostra, della sua prima mostra alla Galleria Corsini di Roma, che è un'operazione culturale su una donna artista, che quindi si inserisce anche in una logica anche di moda delle mostre negli ultimi anni, che spesso hanno puntato l'attenzione sulle artiste donne del passato, no? Anche con dei riferimenti più o meno filtrati a delle vicende, diciamo, che infiammano il dibattito contemporaneo, ovvero quello delle pari opportunità, e in qualche modo, diciamo, dello studio delle origini di una certa emancipazione, di un certa, come dire, di un inizio di libertà di espressione al femminile. E in questo senso, l'esempio, il caso di Plautilla Bricci è davvero, speciale, è davvero straordinario. Probabilmente alcuni di voi, l'avranno a malapena sentita nominare. Non si tratta infatti di un personaggio mainstream come Artemisia Gentileschi o anche come Elisabetta Sirani, che è, diciamo, la superstar della pittura al femminile del Seicento emiliano. Non è Sofonisba Anguissola, non è Lavinia Fontana. Era pressoché un'illustre sconosciuta. Si sapeva che aveva dipinto una pala in San Luigi dei Francesi, che è una chiesa, una delle chiese più importanti di Roma, dove tutti sanno che sono conservate le tre tele Contarelli di Caravaggio, e che aveva realizzato su suo disegno un grande edificio, una villa suburbana sul Gianicolo, il cosiddetto Vascello,
edificio molto documentato, bizzarrissimo e da un punto di vista di progettazione architettonica molto sofisticato e ambizioso e non banale, che purtroppo però è andato completamente distrutto alla metà dell'Ottocento durante l'occupazione francese di Roma. Quindi la storia sembrava aver riconsegnato un nome pressoché senza opere, senza storia, senza, diciamo, un catalogo di dipinti o di disegni congruo, e quindi, diciamo, il caso Plautilla Bricci sembrava destinato a un pochino rimanere nell'oscurità, nell'oblio, fino a una decina d'anni fa, quando iniziano i primi studi scientifici su Plautilla, e quindi, diciamo, si accende all'interno della comunità scientifica, degli storici dell'arte, un'attenzione su questo personaggio, che però resta in quel momento confinato all'interno del ristretto gruppo degli specialisti. E nel 2019, quando esce stampato da Einaudi il romanzo di Melania Mazzucco, che si basa anche su ricerche personali della scrittrice, il caso Plautilla viene consegnato, diciamo, al grande pubblico per la prima volta. E così all'uscita dal Covid, dalla pandemia e dal rientro, come dire, alle mostre, alla vita normale, anche per festeggiare, per celebrare la riapertura della Galleria Corsini, che è una delle due sedi delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma, il direttore, il mio dirigente Flaminia Gennari Santori, ha deciso di riaprire la Corsini con, dopo più di 2 anni di chiusura, con questa mostra su Plautilla Bricci aperta fino al 19 aprile, quindi fino al weekend di Pasqua compreso. Di Plautilla non sapevamo moltissimo, non conoscevamo nemmeno il suo volto, fino a che, quasi per caso, eravamo, diciamo, quasi alla fine della chiusura dei prestiti, Gianni Papi, un grande esperto di pittura caravaggesca, mi sottopone questo dipinto che vedete proiettato alle mie spalle, che gli era stato segnalato come un possibile autografo di Pietro Paolini, che è un pittore caravaggesco lucchese della prima parte del Seicento. Chiaramente non è un quadro di Paolini, ma la cosa che colpì subito Gianni Papi è il fatto che questa donna, che è una donna reale, non è, diciamo, un'allegoria, un personaggio vestito all'antica, non è una personificazione di un'arte o di un principio astratto, costituisce l'effigie di una persona reale che ha in mano gli strumenti dell'architettura, il foglio con i progetti, i disegni, i calcoli e il compasso. E, come dire, il personaggio effigiato è vestito alla moda romana degli anni 60 del Seicento, coincide abbastanza bene con l'età anagrafica di Plautilla, che nasce a Roma nel 1616, e quindi, diciamo, il twist, il link, diciamo, questa lampadina che si è accesa subito, come se
Plautilla stessa in qualche modo si fosse manifestata, avesse voluto ritornare in vita anche dal punto di vista, diciamo, della sua immagine. Si tratta di una identificazione chiaramente ipotetica, per dovere di filologia noi la presentiamo anche nella scheda di Gianni, nel catalogo, come possibile ritratto di Plautilla Bricci, ma il caso Plautilla è talmente unico che in fondo davvero non può che essere lei. Perché dico è unico? Perché per quanto in numero esiguo, le pittrici in Italia e non solo, in età moderna esistono. Le pittrici donne sono diverse, in diversi contesti sono documentate, ma le architette no. Non esistono architette donna, intendo architette di professione, non solo a Roma, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Bisogna aspettare praticamente fino alla fine dell'Ottocento, fino all'inizio del Novecento, per incontrare casi analoghi di donne che praticano l'architettura da un punto di vista, diciamo, di professioniste, perché sono esistite anche nel Cinquecento delle figure di nobildonne, di signore, che si sono dilettate di architettura all'interno dei propri feudi o nella ristrutturazione della propria dimora, ma sempre come dilettanti all'interno di un edificio, di un contesto di propria proprietà. E il personaggio effigiato in questo dipinto, benché vestito sobriamente, in modo sobriamente elegante, non è una nobile signora, è una professionista affermata, benestante, col vestito della domenica, ma non indossa un vestito da gran sera, non indossa dei gioielli preziosi, degli ori o delle gargantiglie, delle gemme. La sua è come una bigiotteria di pietre dure. È una donna del popolo che si è affermata, che ce l'ha fatta, romana evidentemente, e quindi, diciamo, veramente tutti questi indizi messi insieme fanno più di una prova, e quindi è molto possibile, è molto probabile che questo dipinto, che oggi si trova in una collezione privata di Los Angeles, che è la prima volta che viene esposto in assoluto, possa essere proprio l'immagine di Plautilla che ci è giunta fino a noi. Qui la vedete esposta all'interno, nella prima anticamera della Galleria Corsini, che è una quadreria settecentesca, è un museo che raccoglie le collezioni fideicommissarie del cardinal nepote di Clemente Corsini, del Papa Corsini, cioè Neri Maria Corsini, e quindi, diciamo, gli oggetti mostra, che sono quelli contrassegnati dalle didascalie azzurre o da apparati di sala azzurri, sono gli oggetti della mostra, che quindi si inseriscono all'interno di un contesto che è caratterizzato in un altro modo. Vedete subito sulla parete sinistra Faustina Maratti come allegoria della pittura, un dipinto già presente alla Corsini che viene ricontestualizzato, Artemisia Gentileschi come allegoria della pittura, la pittrice più famosa della generazione precedente a quella di Plautilla, e un altro quadro che viene dalla Galleria Spada, che vedete qui alle mie spalle, di fianco al ritratto vero di Plautilla, ovvero questa allegoria femminile proveniente dalla Galleria Spada, da un altro museo romano, che fino a poco tempo fa era diventata un po' l'effigie ideale di Plautilla, essendo stata scelta da Melania Mazzucco e dalla casa editrice Einaudi quale copertina del romanzo L'architettrice.
Si tratta certamente non di un ritratto della Bricci, è un'opera matura di Angelo Caroselli, che è un altro pittore in qualche modo attivo nel solco caravaggesco, e non è nemmeno detto che sia una allegoria dell'architettura, perché il compasso da solo non basta per connotare un'architettura, no? Potrebbe essere una geometria, un'astronomia. È un quadro fortemente ambiguo, è un quadro anche non finito, come si vede in basso, diciamo, con il vestito verde della fanciulla che sembra smaterializzarsi nel fondo bruno della preparazione lasciata a vista, non ancora completato dal pittore. E qui, diciamo, si fa un salto un po' cronologico, e non si segue l'allestimento, diciamo, il percorso all'interno della Corsini, ma quest'opera, che ha una storia bellissima, non è bellissima l'opera, diciamo, non si tratta certamente di un bel quadro, ma è un quadro molto importante per Plautilla, ed è un'opera alla quale la stessa Melania Mazzucco dedica una parte molto bella del suo libro, perché costituisce di fatto il catalogo 1, il numero 0 del catalogo di Plautilla, ovvero l'icona della Vergine del Carmelo della chiesa romana di Santa Maria in Montesanto, 1640. Quindi Plautilla aveva 24 anni, figlia di un pittore, Giovanni Bricci, che non era solo un pittore, ma era anche uno scrittore, un poeta, un erudito, un disegnatore, un pittore di corami, di insegne di botteghe, ma anche attore, commediante e musico. Questa versatilità che lei impara nella bottega del padre è, diciamo, di fatto anche il suo quid, è anche la sua caratteristica fondamentale, quello di essere polimorfica. Infatti Plautilla dipinge, disegna, diventa architetta in una fase matura della sua vita, è legata anche alla progettazione di apparati plastici effimeri, quindi connessa in qualche modo col mondo della scultura, è ricamatrice, quindi si tratta dell'unico caso di artista universale donna dell'arte europea. E quindi, diciamo, questa sua caratteristica così speciale ci ha convinto, diciamo, un po', mi ha convinto a organizzare la mostra su di un doppio binario. Da un lato la ricostruzione di un catalogo, soprattutto di lei pittrice, perché, diciamo, oggi siamo 10-12 dipinti, ma fino a meno di 10 anni fa aveva un quadro solo. E dall'altro lato, parallelamente, uno studio sociale interdisciplinare per cercare, per tentare di dare delle risposte a come mai una donna a Roma, nel pieno 600, in che modo sia riuscita a ritagliarsi una fetta di libertà e di azione e di espressione così alta, così larga. Le prime risposte a questo quesito ce la dà questo dipinto qui, che è un quadro che, diciamo, quando l'ho ritrovato, diciamo, è stato una, come dire, una cosa abbastanza emozionante. Il dipinto si trova oggi nell'altare maggiore della Chiesa degli Artisti, una delle due chiese gemelle di Piazza del Popolo, che è quello che vedete
proiettato, è un dipinto che arriva alla sua collocazione definitiva soltanto nella seconda metà del Seicento, ma il dipinto era stato realizzato da Plautilla per una cappellina dei padri siciliani di Montesanto, dove diciamo è citato poi dalle varie guide e dalle fonti che noi abbiamo a disposizione, che era dato per perduto, ma invece era rimasto sempre esposto lì dove doveva stare, cioè sull'altare della chiesa rinnovata dei Carmelitani di Piazza del Popolo, una delle chiese più visitate e più note di Roma. Si tratta di un quadro, come vedete, non particolarmente interessante dal punto di vista stilistico, è un'immagine che presenta qualche impaccio e anche una tecnica non proprio perfezionata, ma la cosa davvero molto speciale è la sua storia, perché questo dipinto a un certo punto, e qui diciamo tutti sono disposti a metterci la mano sul fuoco, sarebbe stato completato, si sarebbe ultimato da solo per intervento divino. E quindi Plautilla, la giovane, diciamo questa giovane virtuosa zitella romana, così viene citata nei documenti, diventa fin da subito una specie di santa in vita. Come se in qualche modo l'intercessione, l'intervento della Vergine, del pennello divino, come se fosse lei, diciamo, un'immagine al femminile del mito di San Luca o una mistica in qualche modo, diciamo, una figura a metà fra quella di artista e quella della, appunto della santa mistica, diciamo della religiosa virtuosa. Quindi questa match che in genere noi vediamo accostato nemmeno alle pittrici suore di convento, diviene in lei la molla per costruirsi la sua porzione di libertà. Perché dico questo? Chiaramente questa storia del miracolo è un'invenzione. È un'invenzione sua e del padre, un grande, diciamo, e navigato uomo di teatro, architettata d'arte per spianare una carriera a questa giovane artista in erba, che a un certo punto sfugge un po' di mano agli stessi artefici, perché questa immagine inizia a produrre dei miracoli. La figlia di Mario De Fiori, il pittore, guarisce dall'epilessia dopo aver pregato davanti alla Madonna di Plautilla. La peste del 56 risparmia il convento del Babuino grazie all'intercessione della Vergine di Plautilla, naturalmente, o dei tiri di pistola, dei colpi di pistola sparati contro un capitano deviano miracolosamente la loro traiettoria grazie alla Madonna di Plautilla, oppure questo è un grande classico, una monaca paralitica si rialza al contatto di una copia della Madonna di Plautilla, quindi anche per contatto indiretto, come le reliquie medievali o tardo-antiche, paleocristiane. Quindi questa vicenda conferisce a Plautilla una popolarità inaspettata. Plautilla quasi subito fa voto di castità, cioè decide di rinunciare quindi alla sua vita, matrimoniale. E questa cosa per noi, ad uno sguardo superficiale, può sembrare qualcosa di assurdo, quasi un sopruso, no? Che una donna debba rinunciare alla sua vita sentimentale, sessuale, chiaramente è qualche cosa di, per noi, inconcepibile, giustamente. Ma
nella vicenda, nella storia, nel caso Plautilla, è una sorta di scacco matto, di modo geniale per disinnescare le convenzioni di quel tempo senza andarci contro. Mi spiego meglio. Facendo il voto di castità, Plautilla non deve sposarsi, non deve assoggettarsi a un uomo, non deve correre i rischi legati alle gravidanze e soprattutto non deve entrare in convento, non deve rinchiudersi tra i doppi muri di un monastero. E può, diciamo, costruirsi la sua piccola porzione di libertà, che poi diventa sempre meno piccola, perché in quel momento lei può dedicarsi a tempo pieno alla sua professione, alla pittura e non solo, anche alla, all'architettura, che è, diciamo, un tipo di attività che andava imparata quasi da zero da lei. E questa immagine le dà l'opportunità di inserirsi in un contesto di produzione di immagini devozionali legati al culto, legate alla, come dire, alle copie della Vergine del Carmelo, a quelle opere prodotte in serie con santi, vergini, martiri, che certamente non facevano parte della produzione dei grandi maestri del suo tempo, ma che le danno modo di vivere del suo lavoro e di, come dire, costruirsi una sua autonomia fin da subito, anche dal punto di vista economico. E la cosa interessante, riguardando questo dipinto con l'ottica di, diciamo, tutta questa storia, su cui forse mi sono dilungato anche un po' troppo, però si capisce anche questa tensione neomedievale, no? Questa scelta di dipingere questa Madonna in modo così arcaizzante, come se fosse qualcosa che doveva somigliare anche visivamente alle decine e decine di icone tardoantiche e medievali di Roma. Tant'è che l'immagine di Plautilla entra negli itinerari, nei tour di pellegrinaggio di Roma e nei libri stampati sulle icone antiche, dove vale come la Salus Populi Romani, come la Madonna di San Luca, di Santa Maria del Popolo, quella di Santa Maria in Trastevere, cioè acquisisce lo status di vera icona, ed era l'unico caso di una oggetto a loro contemporaneo con, diciamo, il suo autore, oltre alla Madonna naturalmente, vivo e vegeto. E quindi da qui parte la storia di Plautilla Bricci, che è sempre legata nel Seicento. Non esistono grandi donne senza grandi uomini dietro, e Plautilla, diciamo, ha avuto la fortuna di averne sempre uno al proprio fianco, prima suo padre Giovanni e poi Elpidio Benedetti, agente del re di Francia a Roma, ma anche committente, collezionista, intermediario, che per chi di voi ha letto il romanzo di Melania Mazzucco costituisce un po' il grande amore della vita di Plautilla. Quasi tutte le commissioni più importanti di Plautilla le arrivano da o per Elpidio Benedetti. È un po', diciamo, uno dei suoi mentori, il suo Pigmalione, colui che le dà l'opportunità, attraverso la commissione del Vascello e poi della Cappella di San Luigi dei Francesi, di esercitare la professione di architettrice. E quindi, diciamo, la mostra, le ricerche effettuate in occasione della mostra hanno permesso di fare luce su questa figura, appunto Elpidio Benedetti, noto fino a poco tempo fa soltanto agli studiosi del collezionismo e dei rapporti tra Roma e Parigi nel Seicento, si è rivelata particolarmente fruttuosa. Abbiamo capito che Elpidio era figlio di Andrea Benedetti,
che ricamatore papale, nato a Poggio Mirteto, in Sabina, sposa una bolognese. Questa pala esposta in mostra che vedete alle mie spalle è la pala di famiglia della Cappella Benedetti di Poggio Mirteto, con lo stemma di casa rappresentato in basso, uno stemma che il padre di Elpidio Benedetti si inventa di sana pianta. Era un ricamatore, non era un signore, ma era un professionista che fa fortuna attraverso il suo mestiere. E grazie al rinvenimento della contabilità del ricamatore abbiamo potuto ritrovare le sue prime opere certe, ovvero questo set papale commissionato da Gregorio XV, papa bolognese, quindi 1621, per la cattedrale di Bologna, per la chiesa di San Pietro. Questa pianeta meravigliosa con storie di Cristo e lo stemma Ludovisi ricamato con fili d'oro e d'argento, quindi oggetti, diciamo, di lusso e di una produzione di primo livello per il contesto di quel tempo. Qui vediamo una borsa per il corporale e insomma altri elementi di questo corredo che ci danno un link con un tipo di attività di Plautilla, perché Plautilla è documentata anche come ricamatrice. Per esempio negli inventari barberini, quindi di nuovo una committenza di altissimo livello, è documentato un panno da tavola di Plautilla con San Francesco e l'angelo tra fiori e fogliami. Questo tipo di attività, che era consono alla formazione delle, non solo delle artiste, ma anche delle donne dell'epoca, è molto interessante perché secondo me arretra il rapporto, diciamo l'inizio di questo rapporto di familiarità tra Plautilla e Benedetti a un tempo molto più precoce di quello che potevamo noi immaginare, iniziato molto probabilmente grazie alla, alla sua frequentazione con Andrea Benedetti, cioè il padre di Elpidio. Elpidio Benedetti appunto fa fortuna a Roma sotto il diciamo la protezione di Mazzarino, era il suo segretario particolare. Qui sul fondo della Galleria Grande della Corsini abbiamo questo ritratto di Pietro da Cortona che effigia Mazzarino a distanza. È un dipinto esposto al pubblico per la prima volta in occasione di questa mostra. Ed è un grande capolavoro della ritrattistica romana di età barocca ed è probabilmente il più bel ritratto di Mazzarino che noi conosciamo, un dipinto davvero straordinario. Ironia della sorte, insomma, paradossalmente è stato dipinto senza il modello in posa, il modello vivo, anche se Cortona aveva conosciuto personalmente Mazzarino quando non era ancora Mazzarino e lui stesso non era ancora Cortona all'interno del circuito della famiglia Colonna a Roma, ed è possibile che questo quadro arrivi a Mazzarino grazie attraverso la mediazione di Elpidio Benedetti, perché Mazzarino aveva cercato per tutta la sua vita di avere Pietro alla corte di Parigi per decorare le sue stanze e per offrire i suoi quadri ai suoi amici e ai suoi protettori, insomma. Non ci riesce mai ed è possibile che questo sia uno dei contentini che gli arrivano proprio in virtù di questo rifiuto bruciante, scottante per lui. Benedetti costituisce l'intermediario di tutte queste opere, diciamo. Benedetti trova le sculture antiche, i dipinti, i mobili da Roma che invia a Parigi, trova anche cavalli,
compra palazzi per Mazzarino, le cornici di tartarughe, i ventagli da Roma e da Napoli, guanti profumati da regalare alle nobili dame di Francia. Elpidio Benedetti è una sorta di alter ego di Mazzarino a Roma ed è il suo referente della corrispondenza, che non è solo politica, diplomatica, ma anche artistica. E lo stesso Benedetti aveva potuto imparare questo tipo di competenze, aveva potuto acquisire questo tipo di competenze all'interno della stessa bottega del suo padre, di ricamatore, perché suo padre, parallelamente a quell'attività, svolgeva anche l'attività di rivenditore di quadri, con opere importanti da Guido Reni, Rutilio Manetti, era in rapporto anche con Antiveduto e la Grammatica. Quindi è interessante come Elpidio Benedetti, diciamo, prosegua questa attività non tanto da artista, in quanto da intermediario, da art advisor, da dealer, la sua versatilità fa quasi match con la versatilità di Plautilla, perché si tratta di un, appunto, intermediario, un mercante d'arte, ma anche di uomo, un intendente in stretto rapporto con gli artisti, di un collezionista, di un committente e di un dilettante egli stesso. Quindi categorie che gli storici dell'arte in genere sono abituati a vedere divise in più persone, che nel suo caso, diciamo, si uniscono in una mente così brillante e articolata. E non è un caso che fin dai primi anni 50, cioè quando il sodalizio tra Elpidio e Plautilla diviene strettissimo, le prime opere di Plautilla che noi conosciamo dopo la Madonna di Santa Maria in Montesanto siano proprio dei disegni per Mazzarino, perché Mazzarino nel 57 chiede a Elpidio Benedetti, sentendo vicina l'ora della propria morte, dei disegni per il suo sepolcro, una grande tomba che voleva realizzare all'interno del Collège des Quatre Nations sulla Rive Gauche a Parigi. Voleva che fosse, diciamo, realizzato su progetto di artisti romani, essendo Mazzarino romano a tutti gli effetti. E Elpidio Benedetti invia a Parigi due progetti che oggi si trovano a Torino, alla Biblioteca Nazionale. Uno, che vedete proiettato alle mie spalle, con un monumento posato a muro, e l'altro, qui li vedete allestiti, sempre all'interno della Corsini, in mostra, e l'altro illustrato da due punti di vista differenti, con il monumento isolato, staccato dalla parete, diciamo, quindi per avere la possibilità di creare una tomba a centro navata, attorno alla quale si potesse girare. La cosa interessante è che questi disegni arrivano a Parigi come di mano di Elpidio Benedetti. Cioè Elpidio Benedetti ci tiene a compiacere questo suo protettore così illustre con dei disegni che lui pensava che fossero, potesse pensare che fossero di mano dello stesso Elpidio. Questa cosa risulta un po' strana apparentemente. Diciamo, le opere sono, le ho attribuite a Plautilla Bricci su base stilistica. Qui vi faccio vedere dei confronti, non so, per esempio il volto di Mazzarino sembra molto vicino in qualche modo a quello di San Luigi della Pala dei Francesi, oppure di nuovo questa allegoria femminile che regge il fascio mazzariniano ha qualcosa a che vedere con i lineamenti dell'angelo che regge il globo del Lunettone Lateranense.
gli angioletti di nuovo ritornano in altre pale e tele di Plautilla sicure, anche il modo di fare i panneggi ritorna in opere sicure di Plautilla, e la tecnica grafica, cioè questa disegno a penna con rialzi a inchiostro, ad acquerello, ritorna poi nella, diciamo, produzione dei disegni sicuri di Plautilla. E questa vicenda della tomba mazzariniana costituisce un fatto abbastanza eclatante, perché evidentemente in questo momento Plautilla era l'invisibile signora di Elpidio, cioè colei che costituisce il braccio, la mano della, delle ambizioni intellettuali e artistiche di Elpidio. Mi spiego meglio. Mazzarino, se avesse saputo che l'autore dei progetti della sua tomba era una donna che non aveva mai sentito nominare, si sarebbe quantomeno arrabbiato. C'è un altro fatto che a mio avviso va preso in considerazione, cioè che l'ideatore del complesso programma iconografico delle due tombe è quasi certamente Elpidio. Quindi, essendo lui l'inventore, l'ideatore del programma iconografico, no? Il concepteur, l'allegorista, ne è l'autore, diciamo, quasi al pari dell'artefice materiale e meccanico dei disegni, no? Un po' come avviene oggi per certi artisti contemporanei che non realizzano niente, ma fanno, diciamo, un progetto al computer o uno schizzetto a penna, e poi ci sono degli artigiani, magari nel terzo mondo, che fanno, diciamo, i suoi oggetti. Plautilla in questo momento lavora così, lavora ghost, come ghost designer, come ghost writer di Elpidio, come professionista non riconosciuta. Ed è un caso davvero molto eclatante, per esempio, quello relativo al progetto, ai primi progetti per la scalinata di Trinità dei Monti a Roma. Qui, diciamo, vedete questa altra sezione della mostra, allestita nella stanza dove morì Cristina di Svezia, un'altra donna forte del Seicento romano, e come vedete questo disegno, questo grande foglio che viene dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, un prestito che è stato molto difficile, molto importante poterlo avere, un disegno che non si vede mai altrimenti, che raffigura appunto queste prime prove di progetto per quella scalinata che tutti noi oggi abbiamo negli occhi, cioè quella di Trinità dei Monti. Perché nel 60, tra il 60 e il 61, diciamo, quando poi Mazzarino muore, avviene un po' l'ultimo grande sogno, l'ultima grande operazione che rivela le manie di grandezza e anche la, come dire, l'ambizione politica e intellettuale di Mazzarino, che prima di terminare la sua vita terrena aveva voglia e desiderio di lasciare un segno tangibile sulla città di Roma che ricollegasse a sé e alla Francia. E sceglie il pendio del Pincio, che in quel momento era una zona urbana non risolta. Qui si vede, dove lo dovete immaginare come una dirupo scosceso con dei sentieri di terra battuta, non esisteva una scalinata ed era, diciamo, un problema, uno spazio urbano non risolto all'interno della città, nel cuore della città, del centro della città. Mazzarino mette insieme attraverso il Pidio una serie di soldi francesi e di progetti.
affinché il Papa di Roma, che in quel momento era Alessandro VII Chigi, avesse, diciamo, potuto usufruire di un progetto, di una cantiere così importante e così utile senza tirare fuori nemmeno uno scudo, nemmeno un soldo. Vengono interpellati artisti del calibro di Bernini, di Pietro La Cortona, di Giovan Francesco Grimaldi, di Rainaldi, architetti anche francesi come François Dorbée, un allievo di Louis Levaux, quindi diciamo un vero e proprio concorso privato con architetti, diciamo, di primo livello. E di nuovo partecipa anche il Pidio Benedetti con un progetto architettonico in realtà eseguito materialmente dalla sua architettrice, da Plautilla di nuovo. Ed è interessante perché, diciamo, dalle corrispondenze che noi abbiamo intuiamo che questo progetto a Mazzarino dovette piacere molto, perché era l'unico carrozzabile, cioè l'unico percorribile dalle carrozze, oltre che dai pedoni, chiaramente. Ed è interessante anche notare che, diciamo, questa struttura di doppia rampa a forbice, tutto sommato non è così distante quella che poi verrà realizzata nel primo Settecento, no, sotto Clemente XI. Il progetto, anche questo progetto, così come quello della tomba di Mazzarino, non viene mai realizzato, finisce, si scontra nel vuoto, rimane quindi soltanto sulla carta. Perché? Perché la condizio sine qua non di Mazzarino al finanziamento ingente di questa grande opera pubblica era il fatto che il Papa accettasse che al centro della scalinata dovesse essere, accanto alle armi mazzariniane, dovesse troneggiare un grande, un monumentale statua equestre di Luigi XIV, del Re Sole, a cavallo, appunto, un monumento equestre di Luigi XIV. Al centro di una scalinata nel pieno centro di Roma. Quindi il Papa Alessandro VII si oppone da subito fermamente alla messa in pratica alla messa in opera e alla costruzione di questa scala. Quindi, diciamo, questo progetto così ambizioso non trova un compimento. È interessante però che attraverso queste dinamiche così un po' di sottobanco Plautilla riesce a infilarsi in questioni, in contesti, in lavori, in committenze molto più grandi di lei e a progettare, seppur non riconosciuta, seppur sotto mentite spoglie, delle opere grandi. Questo tipo di contatti, diciamo, la porta a crescere. Qui siamo nel 1660, diciamo, e siamo di fronte ad un'artista molto matura con l'età, ma che mai aveva avuto la possibilità ancora di potersi fino in fondo emancipare da quel mondo legato al mercato dell'arte devozionale dal quale proveniva, dal quale era nata. E questa vicenda della scalinata di Trinità dei Monti costituisce una cesura forte con ciò che è prima e ciò che è dopo, cioè da questo momento in avanti Plautilla emerge firmando le sue cose e essendo riconosciuta sempre per le cose che fa, a cominciare dalla Villa del Vascello, da questo grande, la villa di Elpidio Benedetti, la villa suburbana di Elpidio Benedetti, che Elpidio inizia a costruire subito dopo la morte di Giulio Mazzarino nel 61 e poi che coincide con la presa del potere di Luigi XIV, che
la vediamo in mostra documentata dai disegni, dai primi disegni di progetto che Plautilla, li vedete quelli col passepartout avorio, i 7 disegni dell'Archivio di Stato di Roma, che sono allegati ad un contratto, ad un capitolato notarile, lì possiamo vedere eccezionalmente tutti insieme, perché avendo finanziato il restauro del faldone dell'Archivio di Stato, l'Istituto ci ha permesso, in occasione della mostra, di mettere i disegni di progetto in cornice, che altrimenti sarebbero inseriti all'interno di un album, di un volume, di un faldone notarile, quindi non sarebbero chiaramente visibili tutti insieme. I disegni sono allegati al primo documento ufficiale in cui la parola, appunto, architetto declinata al femminile, architettrice, questo termine apparentemente così cacofonico che tanto ha fatto discutere, addirittura Pillon ci ha ripostato dicendo che diciamo, l'architettrice nel titolo della mostra era un modo un po' gigione per strizzare l'occhio alle questioni del gender, no? Della contemporaneità. Invece è proprio un termine con il quale lei orgogliosamente si firma architettrice, ed è un momento in cui, cito le parole del documento, a Plautilla viene conferita piena potestà d'arbitrare sopra detta fabbrica. L'architettura è un'arte che non è mai stata fino a quel momento praticata da una donna per diverse ragioni. In primo luogo perché certamente necessitava di conoscenze propedeutiche preliminari di difficile accesso per le donne in quel momento, ma anche perché costruire un palazzo, una villa, voleva dire avere un committente che ti poteva, doveva dare una grande disponibilità finanziaria e si doveva fidare di te anche sulla gestione non solo del credito economico ma anche delle maestranze. E queste maestranze erano quasi totalmente maschili. E pensare in quel momento ad una donna che dirige un cantiere anche come direttore operativo dei lavori, non si tratta di un architetto che disegna e poi si disinteressa del cantiere, si tratta, diciamo, di una figura che si prende in carico tutto quanto gli onori e gli oneri di questo grande edificio che vediamo qui in questo dettaglio di una stampa di vasi settecentesca. Purtroppo il vascello non esiste più, è distrutto, quindi diciamo questo che doveva costituire il grande capolavoro di Plautilla oggi è ricostruibile soltanto attraverso la grafica e questi disegni intermedi di progetto di Plautilla. Questo che vedete alle mie spalle è un disegno esposto al pubblico per la prima volta, viene da una collezione privata, autografo di Plautilla con la sua leggenda, che documenta, diciamo, uno stato intermedio con un progetto non definitivo, siamo attorno al 1664, dove però già si vede quella loggia semicircolare, quell'emiciclo in facciata con la fontana in facciata al primo piano. Questi sono dei disegni molto più tardi, qui siamo alla fine del Settecento o all'inizio dell'Ottocento, quando il vascello era di proprietà della famiglia Giraud. Sono dei disegni quindi, diciamo, neoclassici, limpidissimi, quasi come fossero delle fotografie, che ci rendono appunto il vascello in uno stato di completezza totale, diciamo, e ce lo fanno vedere in sezione, in prospetto, in pianta, e questa facciata principale che vedete in lungo sulla via Aurelia fa capire come mai, diciamo, l'edificio sia stato ribattezzato il vascello.
Si tratta di una grande casa, nave, di una sorta di villa suburbana, stretta e lunga, con delle torrette in facciata, come appunto una nave da parata, e che si erge, che si eleva sopra una finta scogliera di matrice evidentemente berniniana, con questa fontana al primo piano che costituisce anche un elemento doppiamente bizzarro, doppiamente insolito, che ci fa capire come questo cantiere, come questo progetto non fosse qualcosa legato, diciamo, ad una mentalità tardata o che prendesse e ricopiasse dei modelli ben definiti. Si tratta, diciamo, di una sperimentazione dal punto di vista degli ornati e della complessità degli apparati, molto sofisticata, cioè un edificio dal punto di vista della storia e dell'architettura molto importante. E molto complesso, insomma, non banale, con questi pieni vuoti, questo rapporto che c'è fra l'esterno e l'interno e questa lunga galleria del piano nobile del casino, dove Pietro da Cortona stesso aveva realizzato l'ultima grande decorazione murale della sua maturità. Quindi è una perdita veramente dolorosa per tanti punti di vista. E all'interno dovevano esserci anche i capolavori di Plautilla nel campo della pittura, che aveva realizzato una grande allegoria della felicità, soggetto anche insolito, sulla volta della galleria, e una Assunzione della Vergine nella pala della cappella privata del casino. E qui un'immagine della distruzione, quindi diciamo siamo 1849-50, il vascello distrutto ha avuto una fortuna iconografica, visiva, di reportage, di guerra davvero molto ingente. In mostra io ho voluto mettere soltanto questa incisione perché mi faceva molta tristezza, nel senso, il vascello è distrutto, non lo conosciamo più, non ce l'abbiamo più, ma in qualche modo attraverso i disegni autografi di Plautilla, le incisioni, le stampe, il libro che Elpidio Benedetti pubblica sotto pseudonimo nel 77 con le incisioni del vascello e la descrizione di tutto il suo interno, riuniti tutti insieme all'interno di quella stanza, ci danno come la possibilità di ricostruircelo con la fantasia. Il vascello non esiste più, ma la mostra fornisce tutti gli strumenti per potercelo ricostruire con l'immaginazione. E quindi, diciamo, il vascello torna a vivere, rivive, e questo sogno così speciale di Plautilla e del suo committente, come dire, ritorna quasi come per magia vivo all'interno della mente e delle, come dire, degli occhi di chi poi viene a vedere la mostra. E appunto in questo piccolo spazio privato, in questo gabinetto dedicato al vascello, anche perché poi i disegni hanno bisogno di una luce più bassa rispetto alle pitture, si entra nella stanza interamente dedicata alla pittura di Plautilla Bricci, a cominciare da questo lunettone che esposto al pubblico per la prima volta, che viene dai depositi dei Musei Vaticani, ma proviene dal Laterano, dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, una commissione dei canonici lateranensi. Quindi è un oggetto importante. Siamo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, e in basso Plautilla si firma appunto Plautilla Briccia Romana Invenit, Pinxit et Invenit, cioè lei ci tiene a ribadire che non soltanto ha dipinto l'immagine, cioè l'angelo
che consegna il Sacro Cuore di Gesù all'Eterno Padre, ma neanche ideato la composizione, il soggetto. E questa rivendicazione così strana, no? In genere, diciamo, i quadri dei pittori uomini sono sempre firmati, pinxit, fecit, ma non c'era bisogno mai di dire invenit, se non nelle incisioni. È una cosa che avviene di prassi nel mondo della calcografia. Nel mondo della pittura no, ma se voi, diciamo, pensate retrospettivamente a quella 10-15 anni vissuti da lei come artista non riconosciuta al servizio di Benedetti, è quasi commovente il fatto che lei ci tenga a scrivere per una commissione pubblica Pinxit et invenit. Io l'ho dipinto e io ho anche ideato la composizione. Questa è un'immagine così di grand'angolo della sala della pittura di Plautilla, che da questo momento inizia ad acquisire una tecnica e una competenza nel campo della pittura e una qualità stilistica molto alta, che, diciamo, da questo punto in poi Plautilla pittrice, così come Plautilla architettrice, diciamo, sono due ambiti dell'espressione artistica su cui lei arriva ad un gradino alto dell'espressione, dello stile e della qualità, a cominciare da quest'opera bellissima, forse una delle sue cose più belle in assoluto. Si tratta di uno stendardo, è un'immagine quindi dipinta su due lati. Qui ve l'ho presentata, diciamo, illustrata dai due punti di vista differenti. Uno stendardo che ritrovai nel 2012 a Poggio Mirteto. E da qui era iniziata un po' il mio lavoro su Plautilla Bricci. Perché ritrovai i documenti di pagamento di questo dipinto. E quindi, diciamo, la pala di San Luigi dei Francesi, che era l'unica cosa sicura che si conosceva di lei, con un'opera in più che vale doppio, essendo dipinta da entrambi i lati, diciamo, costituiva, diciamo, il primo corpus ricostituito di Plautilla dal quale si poteva iniziare un lavoro di restituzione di nuove opere all'artista. È un'opera che è a Poggio Mirteto, in Sabina. Non è un caso che sia Poggio Mirteto, cioè la città d'origine di Andrea Benedetti e di Elpidio Benedetti, quindi nuovamente è lo stesso Elpidio che media la commissione di quest'opera alla Compagnia della Misericordia di Poggio Mirteto, e infatti illustra la nascita e la morte di San Giovanni Battista, la nascita e il martirio del santo. Lo stendardo esiste perché è stato riutilizzato all'interno della stessa chiesa come pala d'altare. E questo è il motivo per cui quest'opera si è salvata e noi la conosciamo ancora. E si vede come, diciamo, l'artista ha maturato un suo stile originale, riconoscibile, con questi toni pastello, diciamo, è più vicino al mondo del classicismo accademico animato e frequentato dal Pidio che non al mondo, diciamo, naturalistico caravaggesco, no? Vede Andrea Sacchi, Carlo Maratta giovane, diciamo, anticipa anche tante cose del classicismo più estremo della fine del secolo, no? Sembra quasi, se non ci fossero i documenti, sembrerebbe qualcosa alla Bard Giuseppe Chiari del primo Settecento. Insomma, sono delle opere, diciamo, molto caratterizzate in senso proprio nello stile. Qui vediamo lo stendardo allestito, forse, diciamo, il confronto con Guido Reni non rende giustizia a Plautilla, ma è efficace, no? Con queste teste nel piatto, Salomè, Erodiade, che appunto presentano il loro macabro trofeo, e appunto Dulcis in fundo, la opera
come dire, romana di dipinto, ma non solo, più importante di Plautilla, ovvero la grande pala della chiesa di San Luigi dei Francesi, di nuovo firmata in Venit, in basso, Plautilla Briccia Romana in Venit. Si tratta di un'opera che lei non solo dipinge la pala d'altare, ma progetta l'intera cappella, ed è una cappella assolutamente non banale, è un grande fastigio barocco, un grande teatro barocco, con questo sipario che dal centro della navata sfonda e apre alla visione di questa specie di stendardo pronto alla processione, no? Vedete che qui in basso ci sono degli angioletti che svelano quest'icona, come se si stesse per spostare, e quel sfondamento della parete di fondo della cappella, diciamo la quarta parete, la prima parete, no? Al contrario, che di fatto annulla, diciamo, entra la luce naturale all'interno della cappella, e la pala sembra quasi essere un apparato effimero solidificato nel marmo. E quindi, diciamo, anche dal punto di vista dell'elaborazione degli stucchi con queste glorie angeliche, quanto c'è di Bernini e di Schorr e di Cortona in una concezione di questo tipo, e allo stesso tempo quanto è diversa e quanto è originale. Si tratta di un'opera interamente finanziata da Elpidio Benedetti, che quindi, diciamo, Elpidio dà in mano a Plautilla la cappella che offre ad una chiesa di Roma e la sua villa suburbana, in qualche modo le consegna la sua vita in mano. Che cos'è questo se non amore, no? Diciamo, noi non sappiamo se Elpidio e Plautilla abbiano vissuto, diciamo, una passione amorosa nel senso, diciamo così, corrente del termine, ma è evidente che il loro dovette essere un sodalizio, una stretta amicizia che dura una vita intera, un legame profondo determinato da affinità elettive, una sorta di società di fatto, ma comunque rimangono uniti insieme sempre, tutta la vita, tant'è che l'ultima notizia che noi fino ad ora abbiamo su Plautilla è l'ultima menzione nel testamento di Elpidio Benedetti del 90, dettato sul suo letto di morte, in cui Elpidio si preoccupa di lasciare una casa a Trastevere, a pochi passi dalla Galleria Corsini, in usufrutto a Plautilla, come per preoccuparsi del sostentamento e della vita di una amica in stato di età avanzata, che non era una cosa scontata, non era una cosa normale. Evidentemente il loro legame dovette essere sempre molto stretto e insomma molto appassionato. E lo si capisce anche da un altro dipinto che ho ritrovato, anche questo a Poggio Mirteto, è un dipinto che è stato restaurato per l'occasione e che costituisce una delle pale del Duomo rinnovato di questo piccolo centro della Sabina, non lontano dall'abbazia di Farfa, che allo stato attuale delle conoscenze rappresenta l'ultima opera di Plautilla che noi conosciamo. Siamo 1683-87, la cronologia è questa. È un dipinto, come dire, che presenta nuovamente le stesse caratteristiche di stile, di composizione, di costruzione dell'immagine, di gamma cromatica, le fisionomie dei personaggi che permettono, come dire, di confrontarla al bacio con le altre opere sicure e documentate di Plautilla. Un'opera che mi è piaciuto mettere a confronto con un grande capolavoro che è stato potuto riconsegnare al pubblico in occasione della mostra, ovvero un'altra Madonna del Rosario di Giovan Francesco Romanelli, uno dei pittori prediletti di Elpidio Benedetti, un quadro poco precedente, del 52,
che versava in uno stato di conservazione molto compromesso, con patine di sporcizia, vernici ossidate, una pala nella chiesa dei Santi Domenico e Sisto, una committenza femminile tra l'altro per le suore domenicane, che non poteva non essere un modello di riferimento per Plautilla, perché Plautilla a lungo è stata dirimpettaia proprio di Romanelli quando viveva a Borgo assieme al padre, tant'è che Romanelli anche nel romanzo della Mazzucco ha un ruolo molto insomma importante nella vicenda, nella prima vicenda di Plautilla. E poi Romanelli è il pittore che quando Pietro da Cortona dà il due di picche a Mazzarino per andare in Francia, Elpidio Benedetti consiglia a Mazzarino e ai francesi di servirsi dei lavori di questo giovane pittore di Viterbo, Giovan Francesco Romanelli, che quindi fa addirittura due lunghi viaggi in Francia, dove decora l'appartamento di Mazzarino di Anna d'Austria, che tuttora rimane al Louvre e non solo. E quindi, come dire, costituisce un altro dei pittori della cerchia di Elpidio Benedetti. E qui volevo chiudere, anche perché credo che il tempo a mia disposizione sia ormai scaduto, con questo parallelismo, no, tra l'alfa e l'omega di Plautilla, cioè questa sua prima Madonna di Montesanto, da lei dipinta giovinetta, quasi come una contraffazione, come un imbroglio sofisticato, ma comunque un quadro con un impaccio, diciamo, con qualche difficoltà legata alla costruzione, diciamo, di un impasto e di un'immagine moderna e stilisticamente di qualità. E un apice, l'apice della sua pittura e anche l'emblema della sua affermazione pubblica, cioè la pala di San Luigi dei Francesi, che abbiamo datato appunto nel, diciamo, l'ultimo lustro degli anni 70, quindi subito dopo lo Stendardo di Poggio Mirteto. Qui siamo attorno al 78 con San Luigi dei Francesi, quindi diciamo è un po' il punto di partenza e il punto di arrivo di una storia di una donna e di un artista straordinaria. Grazie. Intervento e ricordiamo che la mostra appunto è visitabile fino al 19 di aprile alla Galleria Corsini, e Andar per Mostra riprenderà in autunno con un altro ciclo di appuntamenti. Grazie a tutti e vi auguriamo una buona serata. Grazie a voi.